dopo queste meravigliose musiche, sempre variazioni sul tema dell'aurora che adesso sta già un po' per arrivare, mi sa, è un grande piacere di incominciare un altro brano della nostra serata che si articola in quattro, anche se si parla delle mostre e delle installazioni in cinque brani. Adesso sogni e pensieri, letture e musiche. È un particolare e veramente un grandissimo piacere salutare adesso, dopo di nuovo questo bravissimo EOS Guitar Quartet, la grande scrittrice Dacia Maraini, che è legata... Dacia è legata all'Istituto Svizzero attraverso il suo bisnonno Otto Maraini, architetto della villa splendida qui accanto, ma non solo di questa villa, ma qui in zona anche dell'albergo Excelsior. Lui ha fatto anche la facciata dell'albergo Excelsior. Dunque siamo davvero molto lieti di avere Dacia qui, che aprirà questa terza poetica sezione di stasera con un intervento tra storie di famiglia e poesie. Grazie mille di essere venuto, Dacia. Grazie a voi. Grazie. Sentite? Sì. Bene. Allora, mi fa piacere questa sera di essere qui. Io c'ero stata qui nella villa quando ero bambina solo una volta, perché... questa era, si favoleggiava però in famiglia di questa villa e si favoleggiava, grazie, e si favoleggiava della famosa Carolina, Maria Carolina Sommaruga Maraini, che era una donna bellissima, molto ricca, che però non aveva avuto figli, infatti non hanno avuto figli i due Maraini e poi hanno lasciato la villa all'istituto, cioè no, allo Stato svizzero che poi ci ha messo qui l'istituto. Dicevo l'altro giorno che quando abbiamo fatto la conferenza stampa che gli eredi di solito non amano che si regalino le ville alle istituzioni, perché certo, però purtroppo gli eredi sono di solito tendono a distruggere, no distruggere, ma insomma tendono a parcellizzare, a dividere e quindi si finisce che una bella villa viene divisa in tante parti e poi magari venduta parti del giardino, come è successo purtroppo da parte materna con la villa del 700 di Bagheria che è stata lasciata in eredità a varie persone e poi queste l'hanno finita di distruggere, insomma, perché le divisioni purtroppo portano sempre liti e difficoltà. Comunque di questa Carolina sì, che avete visto nel quadro che c'è nel salotto della villa, si favoleggiava molto nella famiglia Maraini. Anche se era il lato ricco della famiglia e noi non lo eravamo per niente, però la famiglia Maraini fin dai tempi antichi, adesso mi piacerebbe che se c'è Ludovico Maraini che l'altro giorno era qui con me, aveva una bellissima fotografia grande della una delle prime fotografie della famiglia Maraini in Svizzera nell'Ottocento, fine Ottocento, e se c'è fa piacere che venga qui per mostrare questa fotografia perché è veramente straordinaria, è una bella fotografia di famiglia e per far capire un po' l'atmosfera, la famiglia Maraini da parte paterna aveva questi due aspetti, da una parte c'erano gli industriali che erano molto bravi e che hanno fatto soldi con lo zucchero, con l'industria dello zucchero. E dall'altra parte c'erano gli artisti. Ecco, infatti la famiglia era divisa sempre fra gli artisti da una parte che venivano
però non visti male, perché è una famiglia poi con molto rispetto per la cultura e con molta generosità anche di mecenati. Infatti Carolina ha lasciato questa villa dicendo che doveva essere dedicata alla cultura e a niente altro. Allora, io purtroppo so pochissimo di Carolina, mi piacerebbe raccontarvi tutta la sua storia, tutta la sua vita. Qualcosa vi ha raccontato il Sommaruga, che è venuto prima di me, ma io so poco perché non rimangono molte tracce, perché non ci sono molti libri, perché spesso le grandi donne delle grandi famiglie così rimangono nell'oscurità. Qualcosa è rimasto perché è rimasta questa bellissima villa, che è diventata poi un centro culturale, è diventata l'Istituto di Cultura Svizzero. Per me è commovente vedere appunto queste fotografie, vedere le immagini, i quadri, le immagini della famiglia. Allora io ho pensato di fare un itinerario, lo dicevo al direttore, ho pensato di fare un breve itinerario poetico, perché la cosa che mi è venuta più alla mente, pensando di prendere come tema la casa, visto che qui siamo vicini a una casa, comincio con leggere qualche poesia che riguarda le case. Scarpe di cartone. Ultimi deliri di giovinezza, sparite leggerezze, occhi spezzati, come è fresca la giornata che nasce. Vita mia che ti sfiorisci senza saperlo e perdi ad una le voglie più stupide e sensuali. Vita mia che te ne vai senza un giro di coda, senza una boccata di vento, fra orizzonti di case, in un tramestio di scarpe amiche. Ecco, se tu ti fermassi, sapresti che è già tutto accaduto fra il vino e la frutta su quella tovaglia a fiori, in una giornata delle meraviglie. Eppure sarebbe giusto e pulito morire senza degenerare, chiudere la bocca senza dire addio, infilarsi le scarpe di cartone e camminare sulle colline di sabbia, nella gioia di un ritorno impossibile. Ma la pena sbolle lentamente, si perde nei sentieri degli occhi. Una curiosità nuova fa capolino fra i pensieri di morte. Le palpebre pesanti si aprono alla giornata che esce dal suo uovo e il gusto della vita si insinua sotto la lingua. E ancora, da un'altra casa. Le mie notti all'arancia amara erano abitate da goffe balene bianche e serpenti volanti. Conoscevo il dondolio delle tende color latte. Ho piantato un nespolo nella ciotola del cane morto. Ne è venuto fuori un alberello storto e arrabbiato che chiamerò estinzione. Le mie notti al gelsomino dolce, come erano salde quelle ali e liquide quelle memorie nella lontana isola feroce, dove ogni mattina mi svegliavo più alta e più allegra di una spanna. Le mie notti alla valeriana sono diventate buie e sfrontate, per quanto vada posando la testa su cuscini piumati, in città rovesciate, dentro stanze sconosciute. Non faccio più sogni di balene. Le mie notti al diazepam mi stanno strette di spalle. Ma come? Come chiamerò quella rondine che si porta nel becco la mia vita? E ancora. Grazie. Allora, adesso ci sono delle poesie dedicate a mio padre. Molti di voi conosceranno mio padre, Fosco Maraini, che è appunto discendente di quell'Otto Maraini di cui si è parlato prima, e che è stato un uomo straordinario. Lui era mio nonno, che era scultore, che si chiamava Antonio Maraini. Antonio è un nome di famiglia che ritorna. Mio nonno Antonio era scultore, però si era entusiasmato del primo fascismo, e quindi era un fascismo della prima epoca. Lui metteva insieme il fascismo con gli sperimentalismi
della pittura, della scultura. Per lui il surrealismo, le sperimentazioni anche linguistiche appartenevano a qualche cosa di eroico che per i primi tempi ha fatto coincidere col fascismo. Invece mio padre era decisamente e fortemente antifascista, non per ragioni ideologiche, perché non era una persona che avesse una struttura ideologica, ma per una ragione semplicissima. Lui era antropologo e insomma l'antropologia col razzismo non potevano andare d'accordo, erano due cose assolutamente contrastanti. E quindi lui, mio padre e mio nonno, si sono litigati. Mio nonno gli ha regalato la tessera del fascio, mio padre gliel'ha stracciata sotto il naso e non si sono più parlati per 30 anni, perché come testa capa tosta, come si dice in napoletano, come testa dura in famiglia, questo non manca. E quindi mio padre ha preso l'occasione di una borsa di studio per andare a studiare una popolazione del nord del Giappone che si chiamano Ainu e cacciatori di orsi, e siamo partiti. Ha preso questa giovane moglie siciliana, mia madre Topazia, che era una pittrice, e siamo andati in Giappone. Io ero appena nata in Giappone, siamo rimasti lì molto bene, devo dire, tranquilli, senza essere disturbati da nulla, fino al 43. Nel 43 hanno chiesto a mio padre e mia madre di firmare l'adesione alla Repubblica di Salò. Loro non hanno voluto firmare, mentre tutti gli italiani che erano in Giappone hanno firmato, quindi evidentemente pensavano che fosse una cosa puramente formale. Invece mio padre e mia madre mi hanno dato, devo dire, un grande esempio di coerenza con le proprie idee. Chi ha delle idee le deve difendere fino in fondo. Questa è stata la mia l'esperienza e diciamo l'insegnamento molto importante che io ho avuto in famiglia. Ecco, allora io dedico alcune di queste poesie a mio padre. Dice il poeta Bascio: le glorie del mattino, dice Bascio il poeta, sono quelle arie frangiate che salgono dai campi di riso e dalle violette zuppe d'acqua e dal corvo solitario che fischietta su un ramo morto. Tu, padre, prendi il tè, un tè verde, nel freddo della tua veranda e annusi l'aria di vecchie città capovolte dentro fotografie in bianco e nero, e le glorie del mattino fanno capolino fra le pagine di un libro dalla costola rotta. Bascio respira inchiostro fra le onde di carta. E tu? Un passero nella tua manica sta dentro il suo santuario. Il ricordo di te in tasca sta nel più quieto dei nidi. Come una lumaca estiva, il mio cuore infantile si arrampica su per i fianchi della montagna di carta. E questo? L'amore familiare? Il suono del grammofono sta chiuso in un biglietto di tram bucato. Il tuo orecchio, padre mio, ha perso il suo cristallo e io ho perso la memoria. La mia ombra combacia lievemente, delicatamente con la tua. Ma dove si è nascosto il sole raggiante del passato? Anche stando in questa casa, ho nostalgia di questa casa e della bambina che sono stata e del padre che mi sei stato, in questa casa abbandonata, in un futuro che è già passato. Grazie. E sì, ce n'è una ultima che avevo dimenticato. La leggo anche questa, che è sempre dedicata a mio padre. All'astrazione, ecco, siamo arrivati, moderno padre di biscotto, non dovremmo mai dimenticare, minuto per minuto, che non erano zinnie quei fiori alti e ruvidi, i petali di carta. Tu fumavi foglie di ciliegio, era novembre, intorno a noi il recinto. All'astrazione,
ci inviavamo, noi per paura della verità che è nei ricordi. Abbiamo provato a mangiare anche le ghiande, i serpenti bolliti, una sera, ti ricordi? L'incendio della fabbrica, le bombe di coppale contro il cielo chiaro e consumato, a testa china, sotto un tetto di rami secchi e terra nera. Avevi rubato una cipolla, cerca di non distrarti, la fierezza gelida ti incanta i lineamenti. Una cipolla cotta fra le ceneri, sbarbata, trasparente, tiepida, credo che l'abbiamo divisa in due. Una metà marmorea mi riempiva il palmo rovesciato. La guerra finirà, dicono, è la vittoria dei tedeschi, chissà. Noi muti, increduli, le gambe esulcerate, i petti cavi, noi che lo scorbuto, il vento portava puzzo di bruciato, le finestre battevano, occhiaie senza bulbo, in una mistica comunità giapponese, dove le colline di giada e i sentieri di miglio. Tu non ami ripetere con me il cammino verso il fondo dell'infanzia, lo so. Lo so che sei timido e sbadato, che chiude gli occhi al grido delle iene in amore. Fra le risaie impellicciate, noi chini sulle cimici, i dolci pavimenti di rafia imputridita, se tu, se noi una volta, liberi dalla vergogna di ricordare, se tu, se io, ma sì, erano zinnie quelle corolle aspre dai colori tersi, e l'occhio poteva contare i campi bianchi e gli abeti viola dietro il filo di ferro attorcigliato. Dicono che gli alleati, in volo su Tokyo e Kobe, i vetri rotti mi caddero sulla schiena. Credevo che il mondo e io fossimo una cosa sola. Lo sfavillio delle zinnie finì con la fine dell'estate. E tu raccoglievi i funghi velenosi, li bruciavi sui carboni accesi. Dicono che il Giappone è vinto, che gli aerei inglesi e americani arrivino. Io continuo a credere, come il baco nella sua seta, come il pisello nel suo guscio, che il mondo e Dio, in una lunga solidarietà amorosa, siamo fatti l'uno per l'altro, ma rotti i voti e rotte le scorze dell'uovo protettore, ero improvvisamente sola e nuda e vergognosa di me. Gli dèi dorati, l'odore dolce e acido degli escrementi umani intorno al tempio, dove noi, imprigionati, aspettavamo la fine della guerra. Non so se erano veramente zinnie quei fiori irti e secchi. Il mio occhio di bambina si spalancava muto e acceso, senza potere vedere, ma pur vedendo ciò che poi non potrà più non vedere. Grazie. Pensato di finire con qualche poesia sul viaggio. Viaggiando con passo di volpe, come sono amare quelle arie di un mattino di partenza, come sono insensati quei passi fra una stazione e l'altra, fra un sorso e l'altro, mentre andiamo, io vagabonda e tu sedentario quietista, in un viaggio di aereo che sa di banane e nuvole nere. Ci chiamiamo di lontano, come stai? E tu? Ho paura del futuro, perciò me lo mangio mentre con passi pudichi mi faccio il giro del mondo. Vorrei portarti con me, ma tu non ci sei, tu che stai sempre a casa, tu che conosci l'assenza. Io faccio le valigie, io parto, tu rimani e domattina addio. Ma dove vado? Che non ci sono più aerei, non ci sono più treni, non ci sono più stazioni, non c'è più neanche il viaggio. Stai bene? E tu? Io domattina vado, con o senza valigia, perché mi aspetta laggiù la nostalgia del ritorno. Domattina alle 7 ci faremo i bagagli e intanto la notte dorme e le tende volano e il tiglio respira e la mentuccia mette su casa nelle mangiatoie dei lupi e le rose si aprono lente e le tortore si posano sui davanzali e tu non telefoni e ogni cosa prende una piega storta. Metto un dito in bocca, poso un piede in fallo, casco per rialzarmi, mi alzo per cascare. Ma cosa diavolo c'è che mi trucca i sensi? Cosa c'è che mi sfiata sul collo come l'alito freddo di un vampiro gentile? Di viaggio in viaggio si scoprì che aveva attraversato fiumi e foreste, ma di quella donna che gli dormiva nel letto, che portava un nome di fiore,
non aveva avuto nessun sentore. La tua faccia non ha nome, la tua voce non ha suono, il tuo treno non ha numero, il tuo viaggio non ha orari, ma io so che verrai con quella faccia, con quella voce, con quel treno alla fine del tuo lungo viaggio. Grazie.
strolette fa il cocò, su strolette fa il cocò, su strolette fa il cocò. Oh mamma che curcò, a bimbo, oh mamma che curcò, a bimbo. Tutta la luce guardati tu, tutta la luce guardati tu, tutta la luce guardati tu, tutta la luce guardati tu. Oi papà, ti mai da marita. Passa noia, mamma che trasuda, noia, mamma che mangiata, noia, mamma che azzettata. Apri la pasta, fa la trati, metti tavola e fa la mangiare. Sotto le letto, fa le furca, tutta la luce, guardi tu. Tutta la luce, guardi tu, tutta la luce, guardi tu. Tutta la luce, guardi tu, tutta la luce, guardi tu. Tutta la luce, guardi tu, tutta la luce, guardi tu. Tutta la luce, guardi tu, tutta la luce, guardi tu. Atmosfera meravigliosa, adeguata a questa serata. Grazie mille ai Cantimbanchi, composti dai due membri, 1990-1992, Letizia Fiorenza e David Sauter. Loro ci presenteranno ancora due volte canzoni d'amore, canzoni sarcastiche, ballate e tarantelle del Sud Italia. Dopo la grande Dacia Maraini abbiamo un altro grande scrittore che possiamo vantarci di essere un nostro membro. Paul Nisson, o come gli amici dicono Pablo. Lui ci leggerà brani del suo libro romano Canto, che è creato durante il suo soggiorno a Roma in 1960, Roma che lui considera il luogo della sua nascita artistica. Io sono particolarmente lieto e felice che abbiamo qui tra di noi stasera Paul Nisson. Lui ci leggerà questi brani di questo libro cult, si può dire. Ci leggerà questi brani in tedesco, però ci sono traduzioni italiane che stanno per essere distribuite adesso. Grazie mille. La parola a Paul Nisson. Mi dispiace, signore e signori, di poter di leggere in lingua tedesca, ma il libro non è tradotto in italiano, ma pare, per esempio, in russo. E spero di poter trasmettere almeno la mia musica. Hier in der Bibliothek, im kalten Rahmen des Marmors, den die Bücherwände mir nicht verbergen, unter grün geschirmtem Leselicht, stelle ich fest, dass ich austrat. Ich kam hierher aus Häusern, bin von einem Wohn- und Schlafhaus zu einem Arbeitshaus gegangen und glaubte beinahe fest an die Wege. Ich glaubte an die abgeschirmten, aufgeräumten Wege, an die Notwendigkeit einer schicklichen Gangart, an anständige Zeiten, Zeitbündel, solche der Arbeit und solche eines Fernseins von Arbeit, an Scheidewände, die Bergung, das Verbergen. Und nun bin ich draußen. Es fallen die Wände, eingeht, was ist. Und da ist viel ausgeworfen von Platz zu Platz, und dazwischen keine verbindenden Stege, Häufchen freiliegenden Lebensmuts, auf Plätzen und nicht unter Dach und nicht auf Sockeln, vielmehr im Freien, unter Sonne und Windlicht, auch übel riechende, kaum erwartete, jedoch zur Kenntnis zu nehmen an der Luft. Auf einmal wusste ich, dass ich draußen stand und habe es bekannt gegeben. Ich erinnere mich dieser Szene, bei einem Empfang war's. Die langen schwarzen Wagen wühlen immer noch den Kies der Vorfahrtswindungen auf, während in den Repräsentationsräumen die geglätteten Glasträgerherren
meist aus Diplomaten- oder Gelehrtenkreisen, der damit überreich dotierten Stadt, immer gepferchter stehen und immer kunstvoller sich durchschlängeln müssen, während die duftend dekoltierten Kanapeedamen immer angeregter gurren, lachen, Brauen heben, während Stipendiaten, die vom Vergnügen des Hineingezogenwerdens rot erhitzte Köpfe zeigen, andere, Unbeschäftigte, sich schon zusammentun und unauffälligen Abgang suchen, während die halb- und viertelsleeren Gläser auf der tieferen Ebene der Nipptischchen sich mehren und in stumme Unterhaltung mit Krumen besäten Schälchen treten, pflanzt sich auf einmal ein abgetriebener, dem Anschluss entratener vor mir auf und will unterhalten sein. Joviale Verbeugung, gespielt aufmerksame Zuwendung, Auskunft heischender Blick. Ich nenne meinen Namen, finde die Stunde vorgerückt, das Wetter schön, anhaltend schön, derart Empfänge himmlisch, die Leute zahlreich, gebe alles zu. Da ein Gedankenblitz hat ihn erleuchtet, will er auf einmal wissen, was ich tue, fragt huldvoll nach meinem Beruf, dem Zweck meines Hierseins, dem Grund solchen Vorrechts. Hurenhirt, gebe ich zur Antwort und wiederhole hinein zwischen überhört haben wollen, Neugier und Genugtuung erwarten, unentschiedenes Antlitz. Hirt der Huren, ich schaue nach Ihnen, grüße Sie. Es mag verstimmen und das Wasser zum Überlaufen bringen, eine Zeit lang war ich als Hurenhirt tätig. Dir, Vater an der Wand, will ich mich mitteilen, du hast Zeit. Du sagst es nicht weiter, da du tot bist. Gestorben und tot. Einen kleinen, mageren, kantigen Abend, bleichen Abend, hatten wir, Mutter, Schwester, Großmutter, Onkel Oskar und ich, als du starbst, in jener meiner damaligen Vaterstadt. Alle Schienenwürmer hatten sich in die Straße verkrochen, die Häuser hängten bedrohliche Falten und steife Buckel nach außen, krumig das Nachlicht. Viel Ausgestorbenheit ist zwischen den blassgrün-grauen, steinstarrenden Wänden, die auch die schmachtende Fahrt eines letzten Tramwagens nicht aufhält, der den geraden Straßenschlauch abfährt, mit sichtbar leeren Bänken und baumelnden Griffen, ein fahrendes Zimmer in trübem Stubenlicht, das unaufhörlich Zuflucht anbietet. Ein letztes Mal schwenkt es die warmen Fenster, dann entschwindet es endgültig in der Kurve, ist keiner, der aufspringt. Wir nehmen den Weg über die Schanze, sie ist voll Gebüsch, sie ist finster, wir eilen die Treppe der Passerelle hinunter, die über den Bahnstrang führt, der Bahnhof faucht. Sauer herauf und leer, wir steigen in die Straßen der inneren Stadt. Die Häuser sind Glätter nach außen, grauer Speichel überzieht alle Straßen, die paar Leute gehen alle auseinander und wollen verschluckt sein. Ich komme ja sonst kaum da hinein, wenn man hin muss, sagen wir, ich gehe in die Stadt. Onkel Oskar geht immer über mir, er spaßt diesmal nicht, wie sonst immer, er schämt sich. Warum? Wir müssen ein Sauerstoffgerät holen, sagte die Mutter, wo? Bei der Sanitätspolizei, wo die Krankenwagen, die schrecklichen fahrenden Spitäler warten, zur Sanitätspolizei in die Spichergasse. Wir bekommen eines herausgereicht in dieser hellwachen Garage, drei Krankenwagen stehen da bereit, wir laufen zurück, Onkel Oskar immer über mir, schweigsam und schämt sich, hat sein schiefes Lachen abgestellt, wird weich in der Stimme, dass man etwas brechen und schmelzen hört. Bei der Anlage, die jetzt keine Blumen, nur Büsche, nur die gräulichen, kriechenden Kränze, schlimmen Verstecke zeigt, sagt er, lauf du voraus, lauf schon, aber schnell. Und ich laufe unter den starr gereckten Buckeln der Häuser, die weit auseinanderstehende gelbe Schielaugen haben, laufe unter ihnen durch und hinein und die Treppen hoch, die muffig breitsteinernen, ziehe mich am Geländer hoch, das sich im grün und violetten Treppenhaus mit dem Düsterlicht ringelt
und wische hinein, es steht niemand im Flur auf dem rötlichen Kokos, der Gang reißt mich schwarz nach hinten zur hintersten Tür, wo Licht ritzt. Da stehen sie rund um ein Bettende, Mutter, Großmutter und Schwester und der Arzt, der Hausarzt mit der papierdünnen, sauberen Gesichtshaut und der Brille. Du liegst da, ganz weiß das Gesicht, unter der Schwärze des Haars, groß die Stirn, liegst ganz still. Dann schluckst du und es ruckt deinen Kopf hoch, den Mund willst du öffnen, aber da liegt die Zunge dick und versperrt, schluckst nochmals und heftig, dass der Kopf aufschnellen muss, fällst zurück und bleibst still. Und sie stehen dir zu Füßen, wortlos und verkrampft, und ich neben der Schwester, bis der Arzt sich sanft aus unserer Fußendengruppe löst und diesen Krampf löst und dir behutsam die Augen schließt und sich nochmals unauffällig über dich beugt, dann aber die Instrumente sofort wegpackt. Und dann sehe ich ihn schreiben, den Totenschein hat er ausgestellt, heißt es. Onkel Oskar ist plötzlich auch da und verlegen. Schwester und ich dürfen im selben Bett schlafen nebenan, einem großen Eisernen aus Frankreich mit gelben Knäufen. Alles ist überstill, eine anmaßende Stille hat sich in das Gewöhnliche geklemmt und wir liegen in diesem mächtigen Stillstand. Allmählich fahren wieder die Autos mit ihren Lichtbahnen über die Decke. Sie brechen aus den Gardinen vor und streifen schief über Wände und Zimmer. Wir liegen erst wortlos, dann tuschelnd. Vater liegt ja da drüben unbeweglich und aufgehoben. Was die anderen tun, ist geheimnisvoll, wie an Weihnachten vor dem Tür auf zum Fest. Plötzlich fällt mir etwas von außerhalb aufregend ein, nichts Wichtiges, aber peitscht mich auf. Die Bäume da unten im Garten der Kreisler, wie sie am Morgen sind, diese Bäume mit der Morgenfanfare, wenn sie alles versprechen. Diese Bäume jetzt in der Nacht fallen mir ein und stechen mich am ganzen Leib, dass es prickelt. Und dann schlafen wir ein. Eine aufgeregte Woche hatten wir danach, als Vater aufgebahrt lag und die Tante mit Mutter zusammen schneiderte und Besucher kamen, um den unsrigen Vater hier im Zimmer bei uns in den Blumen mit dem immer widerlicheren Süßgeruch anzusehen. Er strahle in einem unerklärlichen Licht, sagen sie. Er habe ein Licht übernatürlich. Noch nie haben sie so etwas bei einem Verschiedenen gesehen. Wir besuchen ihn scheu und vertraut, wie eine kostbare, fremdartige Puppe, die uns gehört und doch nicht zum Spielen, nur zum Anschauen. Noch nie war Vater so vollständig und vollständig da. Und wir in unseren Extraanzügen und ich mit der schwarzen Schleife am Arm und dem Flor an der Schülermütze, schulfrei haben wir und nur die Tücher im Sarg sind übersteif. Und viele Gänge gibt es zu tun, zu nie gesehenen Ämtern, um den Toten abzumelden, auf dass sie ihn in ihren Listen streichen. Und sonst ist Tag draußen und unser Tag ist vollständig wie immer, mit Garageplatz, Tankstelle, mit der Sandkiste und den Höfen, alles da. Nur jetzt aufgespart und umso herrlicher da. Dann kommt der Tag, da Vaters Tod öffentlich und schwarzbalkig umstellt in der Zeitung erscheint. Wir lesen es in dem Blatte, kommt das Anzeigen verschicken und dann das Blumen und Kränze erhalten. Wir laufen immerzu an die Tür, müssen Trinkgeld bereithalten. Die Erwachsenen haben viel, viel zu tun. Die Verwandten sind plötzlich ganz mit zur Familie gehörig, immer da. Die Familie ist groß und auch das ist ungewohnt. Und dann stellen sich eines Tags die Kutschen und der Leichenwagen vor dem Haus zusammen, so schwarz und steif und ohne Lärm, in einem Schaufenster von Leisigkeit, das sie zum Fürchten heraushebt aus allem. Man weiß ganz genau um die Leute, die Nachbarn und Quartierbekannten, die nun im Tag einhalten. Man wagt nicht zum Fenster hinauszuschauen, nicht sich zu zeigen. Und wie sie den Vater hinuntertragen, krampft sich etwas in der Kehle zusammen. Wir wollen nicht hinaus zu diesem Gang und zur Kutsche. Das geht viele Treppen hinunter, feierlich und ist unaufhaltsam.
Das ist viel schlimmer als vor dem Verseaufsagen in der Sonntagsschule, viel schlimmer. Nicht diese Treppen hinunter, nicht. Und dann war es doch nicht so schlimm. Und in der Kutsche, merkwürdig, eng sitzen wir beisammen, eng wie zu dritt in einem Handschuh. Und das Schwanken auf hohen Achsen und so ernst unsere Fahrt, mit starren Blicken geradeaus und schiefen aus Augenwinkeln durch die viereckigen Fensterchen und so geborgen auch wieder unter der hohen Haube des Wagens. Und dann sehen wir die drei Frauen schon in der Nähe der Friedhofseinfahrt, aber doch noch in schulvertrauter Umgebung, alle drei schwarz und todernst nebeneinander, eine Drei-Frauen-Front im Anmarsch, die Taschen baumeln aufreizend im Gleichtakt. Und beim Vorüberfahren sehen wir sie von nahem, unser Dienstmädchen, die verstoßene Schwiegermutter eines Onkels, die in einer Mansarde bei anderen Leuten haust, und noch eine, die Waschfrau. Und die Taschen schwenken schlapp und blöd zu den krampfhaft versiegelten, weinbereiten, dummen Gesichtern. Und sie schauen uns an durch das Fensterchen und ich schaue zur Schwester und wir lachen los. Zuerst unter dem entsetzten und strafenden Blick unserer Mutter, in deren Gesicht es auch zuckt, aber im Mund bitter erstickt, das Lachen. Und wir lachen laut, haltlos und lauthals in der Kutsche, die ernst wankt, weil sie mehr steht als fährt. Und die Köpfe der Pferde müssen überaus ernst genickt haben. Und stille verbreitete unser Zug über die Straßen, wie das Spritzauto leere mit seiner breiten Sprühbahn, und alle Passanten wurden vom Blitz getroffene Säulen am Straßenrand und nahmen ohne Hast, ohne Wort die Hüte von Köpfen, und wir fuhren sterbend vor Lachen in den Friedhof ein. Einen Friedhof hatte ich seitdem, einen weiteren Garten zu den bisherigen. Grazie. Buonasera. Rapu, oh, rapu di dai.
che viene da Piana degli Albanesi, il paese di mio padre, è in albanese antico, un canto d'amore. Grazie mille per questa musica eccezionalmente bella e malinconica, fa bene al cuore. E dunque adesso tocca a
Sylviane Dupuis, che farà il terzo e ultimo brano di questo, di questa terza sezione poetica. Sylviane Dupuis, che ci presenterà con Nicoletta Zabini brani della sua raccolta poetica Figure d'Égaré, scritta qui di nuovo a Roma nel 88-89. E anche Sylviane Dupuis mi ha scritto nella risposta, quando ho chiesto di partecipare qui, che quest'anno a Roma per lei era assolutamente essenziale per la sua carriera come scrittrice. Dunque siamo molto contenti e felici di averla qui insieme con la sua collega. Grazie mille. Sylviane Dupuis, solitamente accompagnata dalla sua traduttrice, che è Monica Pavani, e che non è qui questa sera. Allora, ci siamo portate alcune parole di Monica, che vorrei leggervi prima di leggere le poesie. È l'introduzione a Les Figures d'Égaré, come sono state pubblicate sulla rivista Tratti, edita da Moby Dick. Sylviane è tradotta e pubblicata in Italia dalla piccola casa editrice indipendente Moby Dick. Dopo la lettura abbiamo qualche copia dei libri lì al tavolino per chi risultasse interessato. Voci dal sentiero delle ortiche. Primo interrogativo. Sono smarrite o disperse queste figure d'Égaré di Sylviane Dupuis? Come spesso accade fra i tormenti della traduzione che mi competono, ovvero quello sterminato campo di ortiche che è il tentativo di restituire in un'altra lingua i misteri attorno a cui ruota la poesia, sbocciano possibili fioriture di senso. Il termine smarrite, nel doppio senso di perse e sconvolte, ha tutto il pallore della fedeltà, mentre disperse è una sorta di pertugio illuminante scavato da un involontario e quasi impercettibile tradimento, perché fa pensare a persone scomparse senza lasciare traccia, per intervento di una calamità cui non hanno potuto resistere in alcun modo. A livello puramente sonoro, tradurre con figure di smarrite è come quando la convivenza fra nome e cognome proprio non va e si sente litigare fin dall'inizio. Figure di disperse, invece, è una sinfonia in due battute, con l'eco di un coro dietro che esegue infinite variazioni circolari attorno a un motivo appena accennato. Al bivio fra i due significati, penso di non avere sbagliato a prendere l'indicazione disperse per buona. Basta leggere queste figure d'Égaré, o meglio queste stazioni successive di un calvario, come le ha definite la stessa autrice, con il cuore disponibile al deragliamento. Sono tutte figure femminili, contorni di donne. Ad ascoltarle attentamente non hanno perso la strada, si sono invece cancellate da quella su cui procedevano, forti del loro volto solare diurno, per disporsi mute e tutte in fila, come straniere in attesa di un nuovo passaporto per non si sa dove. Sono concentrate a dire solo l'indispensabile di sé, lasciando trapelare la loro sete di assoluto da un'apparente afasia. Zitte e immobili potrebbero sembrare morte. In realtà ruminano dolore, si abbandonano alle ondate del lutto che già le sommerge e, a loro stessa insaputa, nonché all'insaputa dell'autrice, accumulano forza per mutare con una dedizione fuori dell'ordinario. Molte di loro sono reduci da un échec de l'amour, perché l'amore ha fallito. Impastoiato nel risaputo, è rimasto sordo ai richiami dell'infinito. Cosicché le égarées, cariche di un voltaggio da cortocircuito, si sono tuffate nel mare incognito di una metamorfosi, violenta anche. Non si sa se destinate ad altra riva o alla sparizione definitiva. Queste vestali del vuoto di Sylviane intonano la nostalgia di un canto, intimo però, necessariamente imbevuto di inesprimibile stupore. Sono madri al contrario, perché prima di generare o di continuare a generare, provano a morire e rinascere da se stesse. Sono creazioni della propria anima, perennemente in possesso di una invisibile bussola interna. Queste erano le parole di presentazione di Monica, e adesso a noi le parole di Sylviane. Leggiamo in francese e in italiano. Sono 20 brevi liriche in successione, in sequenza, con brevi silenzi tra un frammento e l'altro. Grazie. Ridées par l'usure noire des larmes et qui attendent, ô vous irréprochables, de quel inépuisable deuil
Faut-il que jour à jour vous remâchiez la pauvre et l'oubliée douleur? Corrugate dall'usura nera delle lacrime e in attesa, o voi irreprensibili, di quale lutto inesauribile dovrete di giorno in giorno rimasticare il povero e dimenticato dolore. Vaine sa plainte, vaine. Vano il suo lamento, vano. Elle errera toujours parmi les fleurs gelées, l'épouse perdue d'Orphée, sans yeux. Errerà sempre tra i fiori gelati, la sposa perduta d'Orfeo, senza occhi. Retenir ces visages. Trattenere quei volti. Un a un qui glisse d'elle. Uno a uno che scivolano da lei. D'elle maintenant si nue. Da lei adesso così nuda. Et livrée aux outrages. Abbandonata agli oltraggi. Et son unique. E il suo unico. Vain. Vano. Son incessant labeur. E il suo incessante travaglio. Telle est sa soif que rien. Pour la désaltérer, que pas même Dieu. La sua sete è tale che nulla può placarla, nemmeno Dio. Pour la dernière fois, la reine au seuil va s'éblouir. Per l'ultima volta, la regina si lascia abbagliare sulla soglia. Phèdre, tirant la mort à elle, allant sans fin le suaire maigre, où elle voudrait muette se taire et disparaître. Fedra, che trae a sé la morte, alando senza fine il magro sudario, in cui vorrebbe muta tacere e scomparire. Deriguitque malis, e impietrì dal dolore, Ovidio. Es un visage encore, ou déjà minéral, comme le retour à quelque chose d'avant l'homme. Niobe, l'âme étonnée, considère le carnage de ce qui fut par elle engendré. È un volto ancora, o già minerale, come il ritorno a qualcosa d'anteriore all'uomo. Niobe, l'anima stupita, considera la carneficina di ciò che fu da lei generato. Pauvres âmes, à cette heure où d'autres se consolent, vous allez dévidant le livide écheveau du songe, obscur, frôlant parfois d'inoffensifs fantômes, tandis qu'alentour gisent des yeux, des mains qu'un ange imperturbable et doux amasse dans un sac. Pauvre anime. Nell'ora in cui altre si consolano, voi andate sbrogliando la livida matassa del sogno. Oscure, talora sfiorando inoffensivi fantasmi, mentre tutti intorno giacciono occhi, mani, che un angelo imperturbabile e mite raccoglie in un sacco. La femme carapace que rien n'émeut, le feu lui-même suffirait-il à délier ses larmes? La donna, donna carapace, carapace, che niente, niente commuove, commuove, commuove. Il fuoco stesso servirebbe per sciogliere le sue lacrime. Noyé, mais dans ce qui n'est pas. Pesante âme disloquée, mâcheuse d'infini, elle dure, elle persévère dans l'incongru psaume incessant de sa plainte. Dura incessante anima, lamento infinito ciò che non è. Salmo anima dura incessante ciò che immersa, ma in ciò che non è. Pesante anima sconnessa, masticatrice d'infinito, lei dura. Lei persevera nell'incessante salmo inopportuno del suo lamento.
vestale du vide, accoucheuse de la mort, eau égarée, eau mères à rebours, seul votre silence sait ce que taisent les saintes et vos âmes transies de froid. Vestali del vuoto, levatrici della morte, o disperse, o madri al contrario. Solo il vostro silenzio sa cosa tacciono le sante e le vostre anime intirizzite dal freddo. Du piédestal où juchait l'air las, songeur, ils se souviennent du monde, l'œil ennuyé des cardinaux en marbre caresse encore la terre. Plus loin, sous l'éclat dur des cierges électriques, Icare suspendu par les mains, un Christ moderne s'éternise. Seule gisante parmi tant de morts, la femme au ventre vide espère en la résurrection. Dal piedistallo dove appollaiati l'aria stanca, pensosi, si ricordano del mondo, l'occhio annoiato dei cardinali in marmo accarezza ancora la terra. Più in là, sotto il fulgore duro dei ceri elettrici, Icaro, appeso per le mani, un Cristo moderno s'eterna. Sola, giacente fra tanti morti, la donna dal ventre vuoto spera nella resurrezione. Devenue sainte, oh, alors elle les couvrirait tous de son aile. Divenuta santa, oh, allora li coprirà tutti con la sua ala. Mais pour l'heure désignant son mal, elle avoue l'âpre guerre qu'en elle se livrent acharnés des anges. Ma per ora, additando il suo male, ammette l'aspra guerra che in lei si confidano spietati degli angeli. Celle-ci, veilleuse privilégiée du seuil, la part que l'oublia, qui, très vieille et spectrale, hante l'obscur des chambres. Questa, guardiana privilegiata della soglia, la parca, la dimenticata. E lei, vecchissima e spettrale, abita il buio delle stanze. Ofelia scampata. Qu'un fleuve indifférent promène, che un fiume indifferente trascina. Elle détient l'inouï privilège inutile des morts. Lei detiene l'inaudito privilegio inutile dei morti. Sulla faccia ingiuriata senza età sbuca sotto l'osso l'anima, a un tratto visibile, che si apre ad esser letta. Sur la face injuriée sans âge, perçant sous l'os, l'âme soudain visible, offerte à lire. Senza evoluzione né regresso, consegnata all'immobile. Cosa cova ancora in sé l'inquieto volto dell'accerchiata? Sans progrès ni recul, livrée à l'immobile. Che songe ancora l'inquiet visage de l'encerclé? Attorno a lei un giardino cresce magnificamente. Autour d'elle un jardin grandit magiquement. The world within a world, swaddled with darkness. Thomas Eliot. Cassandre taciturne, emmaillotée d'obscur. Son obstiné silence entame l'air et foudroie. Cassandra taciturna, fasciata di buio, il suo ostinato silenzio intacca l'aria e folgora. Tête oblique qui cède sous l'infime pesée d'un autre invisible visage. Testa obliqua che cede sotto l'infima pressione di un altro invisibile volto. Délié merveilleusement du vivre, ne distrait l'ensablé que l'enfant roi qui joue et l'invincible rire du temps.
meravigliosamente sciolta dal vivere, l'insabbiata si lascia distrarre solo dal re bambino che gioca e dall'irresistibile risata del tempo. Là-bas, où échoueront leurs âmes qui s'effritent, laggiù dove si areneranno le loro anime che si sgretolano. Là-bas seulement, soltanto la joie, la gioia, vomissure d'écume claire, qu'enfin la mer délivre. La gioia, vomito di schiuma chiara che il mare alla fine rilascia. Sì. Cicerella mia, si buona bella, Cicerella mia, si buona bella. E Cicerella deve venire un gallo.
cavallo, tutta la notte ci lleva a cavallo, ci c'era la donna un gallo, tutta la notte ci lleva a cavallo, ci lleva a bozzetta la sella, chi lo calate, ci c'era bella, adesso ci lleva a bozzetta la sella, chi lo calate, chi c'era bella, ci c'era la mia Simona bella, ci c'era la mia Simona bella. Semplicemente bravissimi i nostri cantimbanchi, potremmo sentirli ancora per ore, direi. Adesso in visita dai Maraini, Michael P. Fritz, autore della bellissima guida sulla Villa Maraini e membro dell'anno accademico 91-92, ci invita adesso a casa della coppia Emilia e Carolina Maraini Sommaruga, presentandoci la villa con il suo arredamento nella prima metà del Novecento. Seguirà dopo la seconda parte delle Eos Variations con opere di Alexander Winitzky, Max Stern, Wolfgang Mutschpiel ed altri, sempre in anteprima assoluta. La parola dunque a Michael P. Fritz. Cari membri, ex membri, collaboratori, ex collaboratori ed amici dell'Istituto Svizzero di Roma. Sono molto lieto ed anche un po' emozionato di prendere la parola stasera in questo luogo che per me è legato a un passaggio fra i più importanti nella mia vita dal punto di vista del sviluppo professionale ma anche personale. Sono molto, ognuno dei miei soggiorni era arricchito di incontri preziosi e di memorie indimenticabili, però io penso è stato così per tutti voi che avete avuto il grande privilegio di abitare questo luogo incantato. Stasera vorrei proporvi un breve viaggio nel tempo. Scopriamo insieme una serie di documenti iconografici, tutti legati alla storia di questo sito, dove un secolo fa, fra il 1903 e il 1905, sorgeva la residenza romana dell'onorevole Emilio Maraini, grande imprenditore d'origine svizzero, e di sua moglie Carolina Maraini, nata Sommaruga. Qualche mese fa, in vista di questa celebrazione del 60° compleanno dell'Istituto, ho proposto al direttore di concepire un piccolo aggiunto al sito internet, aggiunto consacrato alla protostoria della villa e alla villa stessa nella sua forma d'origine nei primi decenni del Novecento. Questa mia proposta è stata accolta con entusiasmo e stasera posso presentarvi in anteprima questo aggiunto che sarà poi accessibile in linea fra qualche giorno o settimana. Senza dubbio, la maggioranza fra di voi avrebbe già visitato il sito internet dell'Istituto che si presenta così. Nelle diverse rubriche
trovate ormai una nominata Villa Maraini. Cliccando sopra si aprono 6 sottorubriche che indicano i soggetti trattati in questo luogo. Il sito attraverso i secoli, Villa Maraini nei primi anni del Novecento, visita virtuale della villa all'epoca dei Maraini, Villa Maraini oggi, vista panoramica e per saperne di più. Quest'ultima rubrica, divisa in 5 sottorubriche, temi, propone una serie di riferimenti bibliografici che permettono a chi desidera di approfondire i soggetti trattati in questa parte del sito internet. Sopra la rubrica Villa Maraini, per esempio, sono indicati le differenti saggi monografici. Per quanto riguarda la protostoria della villa e più precisamente la storia topografica del Pincio, la rubrica Il sito attraverso i secoli vi propone una decina di documenti fra piante, viste panoramiche, disegni, eccetera. La prima pianta rappresenta una restituzione della città eterna alla fine dell'età repubblicana, immagine già pubblicata ormai 10 anni fa nella piccola monografia su Villa Maraini. Per visualizzare l'ubicazione della futura Villa Maraini si deve sorvolare l'immagine con il puntatore. Si può osservare, come abbiamo appreso stasera nella comunicazione dalla professoressa Leibunkut, che il Pincio, quale nel Medioevo venne chiamato Collis Hortolorum, cioè collina degli orti, contava già su una tradizione millenaria di villeggiatura prima che la nobiltà romana e i principi della Chiesa romana, a partire della seconda metà del Cinquecento, si sono di nuovo stabilito in questa zona. È da considerare come testimonianza di questo rinascimento della cultura di villeggiatura suburbana il famoso rilevamento planimetrico di Carlo Maderno della villa del Duca di San Gemini, Giovanni Antonio Orsini, del 1622, realizzato per conto del nuovo proprietario, il cardinale Ludovico Ludovisi. Altro documento interessante, questa pianta del primo intervento urbano del 1886, si nota che il terreno sul quale doveva sorgere la villa, in questa zona lì, la villa 17 anni più tardi, era in origine costituito da 2 lotti. All'incirca 5.000 metri quadrati provenivano dall'ex fondo del convento dei Cappuccini di Santa Maria della Concezione presso Piazza Barberini, espropriato dallo Stato nel 1873. Il secondo appezzamento, piccola e irregolare rimanezza della parcellazione di Villa Ludovisi nel 1806, 2 anni più tardi, era pure passato allo Stato in seguito a un contratto di permuta tra il principe Buoncompagni Ludovisi e il Ministero delle Finanze. Un documento poco conosciuto ci porta alla conferma di queste osservazioni. È un estratto di una grande veduta panoramica del pittore tedesco Carl Ferdinand Sprosse, preso dal belvedere di Casino Ludovisi nel 1847, poi stampato in più fogli lunghi complessivamente circa 7 metri e pubblicata da August Emil Braun nel 1850. Qui si vede benissimo la zona dove sorgerà più tardi la Villa Maraini. In fondo si vede Santa Maria Maggiore, qui Santa Maria del Concezione presso Piazza Barberini, dove abbiamo parlato prima. Infine, altre testimonianze della villa scomparsa nel 1886 offre una serie di fotografie conservate nel cosiddetto Album Ludovisia, ancora oggi di proprietà dei principi Buoncompagni. Nella prima foto, orientata verso sud,
si distingue parte del terreno adiacente al convento dei francescani irlandesi di Sant'Isidoro, dove 20 anni più tardi sorgerà Villa Maraini. Poi, in questo scorcio panoramico, verso est sul parco di Villa Ludovisi, che nel 1885, alla vigilia della lottizzazione del vasto impianto, si poteva godere dal belvedere del Casino dell'Aurora, questo panorama si compone di 4 fotografie singole incluse nel album Maraini, che abbiamo coi mezzi di oggi messo insieme. È proprio una vista stupenda di che cosa si offreva al visitatore del Casino Ludovisi nel 1885. Qui in fondo vedete le mura aureliane, Villa Borghese e tutte queste belle cose. La rubrica Villa Maraini nei primi anni del Novecento propone 4 fotografie realizzate in vista di una prima pubblicazione della villa nella rivista torinese L'Architettura Italiana. La prima foto, da me conosciuta, mostra la villa appena terminata nel 1905. Si nota che i lavori di sistemazione del pittoresco giardino paesaggistico non sono ancora ultimati. Una bellissima veduta di Villa Maraini, aristocraticamente distacca dai casseggiati circostanti, propone la seconda foto di questa serie, presa dal terrazzo del adiacente Albergo Eden, inaugurata nel 1889. Per questo e numerose altre immagini fotografiche dell'esterno e degli interni della villa, i Maraini incaricarono Alessandro Vasari, per anni fotografo ufficiale della Casa Reale e dell'Accademia di Francia, e senza dubbio uno fra i fotografi romani più richiesti dell'epoca per la produzione di fotografie d'arte ed architettura. In questa foto, come nella quarta di questa serie, si può osservare come l'architetto Otto Maraini, fratello del committente, cerco di conseguire una composizione equilibrata quanto pittoresca, ricca di singoli motivi architettonici, raffinati effetti di superficie e variazioni di zone in luce e in ombra. Al visitatore che si avvicina alla villa da sud-ovest, percorrendo la lunga curva della rampa d'accesso, l'edificio si presenta oggi come all'epoca dal suo lato più sontuoso. Sfortunatamente, l'elegantissima loggia d'angolo, estesa per 2 piani, dopo qualche tempo fu chiusa da finestre e al principio degli anni 30 finì con l'essere del tutto rovinata da una trasformazione inopportuna. Con questa loggia d'angolo, nobilitata da una monumentale serliana, ma anche con la torre del Belvedere, alta circa 26 metri, l'architetto cerca di rispecchiare ed tematizzare quella straordinaria esperienza visiva che, fin dal prima ora, il committente Emilio Maraini doveva aver sognato e che fino a oggi lascia che lo sguardo dei fortunati inquilini corra ben oltre i limiti spazio-temporali della proprietà ristretta e del quartiere circostante per abbracciare la storia plurimillenaria della città eterna. Come testimonianza di questa esperienza visiva davvero straordinaria, la rubrica Vista panoramica vi propone una rappresentazione disegnata in sanguina lunga oltre 2 metri di Claire Nideguer, realizzato nel 1995 ed oggi di proprietà della Confederazione Svizzera. Potete anche vedere, si può sorvolare con il puntatore i differenti monumenti, ovviamente qui appena leggibile, e vi indicano sempre poi il soggetto e il monumento
che potete vedere in questo panorama favoloso. Ecco, va da Monte Mario fino a Santa Maria Maggiore, passando dalle chiese, la sinagoga, il monumento a Vittorio Emanuele, il Colosseo e così via. La terza rubrica, finalmente, ci propone una visita virtuale degli interni della villa all'epoca dei Maraini. Potete allora sorvolare gli spazi del primo piano qui e vedete nella leggenda sempre la funzione della stanza all'origine della costruzione. Sala da pranzo, qui c'è una specie di office, stanza servizio con montavivande, l'ascensore, che era una cosa abbastanza eccezionale all'epoca, il monumentale vano delle scale, poi qui c'è il fumoir, sala da gioco, giardino d'inverno, sala grande, boudoir e sala da pranzo. Quando si clicca su questi punti di vista, si apre sempre le fotografie che ci mostrano gli interni di questa villa. Tutte queste foto erano ritoccate con i possibilità moderni e sono adesso in una eccellente condizione. Qui la sala da gioco come si presentava negli anni 1910, e poi vedete la stessa sala 20 anni più tardi, come si presentava alla fine degli anni 20, primi 30. E poi sono spazi che sono ormai perduti per sempre, come per esempio quello che nello primo studio è stato presentato ancora come fumoir, è stata poi dopo usata anche come sala da musica con queste colonne. Non è la sala da pranzo, no, è proprio un altro spazio. Qui vediamo ancora un'altra vista. E dove sta oggi l'ufficio della bibliotecaria. E poi possiamo anche salire le scale e qui vediamo il monumentale vano delle scale verso 1910, vuoto di tutto abbellimento tipo quadri, e più tardi si vede questa vista degli anni 1920-28, dove si vede poi questi grandi quadri de scuola bolognese, e poi in fondo la famosa galleria del primo piano. Si nota infatti sulla parete di destra la magnifica collezione di tempere attribuite in precedenza al famoso veduttista Caspar Adriaens van Wittel, detto Caspare van Vittelli, e della sua cerchia, e raffigurando palazzi e ville romane e suburbane. Da nuovi studi e anche per ragioni di cronologia, tuttavia, emerge la tendenza ad attribuire tali vedute a Francesco Panini, figlio del famoso Giovanni Paolo Panini. Tale collezione appartenne al cardinale Luigi Macchi, decano del Sacro Collegio Romano nel tempo di Papa Leone XIII, quando risiedeva nell'appartamento del Palazzo Massimo ad Aragioli. La serie di vedute che ornava la galleria omonima al primo piano, aperto sull'ampio vano delle scale fino al 1959, anno della morte di Carolina Maraini Sommaruga, dovrebbe aver avuto un significato programmatico, paragonabile alle Imagines Maiorum, maschere mortuarie di avi venerandi che nella Roma antica venivano collocati nelle alee dell'atrio della casa, le 23 vedute in tempera di celebri ville barocche romane e suburbane costituivano
qui una sorta di galleria degli antenati di Villa Maraini. L'incisione poco più piccolo qui in fondo a destra rappresenta una veduta della Villa Medicea di Artimino, chiamata la Ferdinanda o la Villa dai Cento Camini, costruita per il Granduco Ferdinando de Medici alla fine del Cinquecento e acquistata dai Maraini, come avete già sentito stasera, nel 1911. Avete qui questa incisione del Zocchi, Giuseppe Zocchi, vedete in grande, questa villa realizzata in pochissimi anni alla fine del Cinquecento da Bernardo Buontalenti, residenza da caccia dei granduchi di Toscana. E poi avete qui una vista panoramica di quella villa in Toscana, che è una posizione un po' simile di quella qui, la residenza romana. Non è da escludere che il Maraini si è ispirata dalla celebre Sala delle Ville nella sua nuova acquisizione ad Artimino per la costituzione della Galleria delle Vedute nella sua residenza romana, iscrivendola in questa maniera nella ricca tradizione di simili programmi iconografici esposti nelle residenze principesche romane del periodo barocco. Però questo è un'altra storia. Vi ringrazio. Del nostro amico della Russia, Alexander Vinitsky, suoniamo adesso una fantasia russa. Thank you.
Allora il prossimo sarà di Mike Stern, del chitarrista americana. Adesso due altre variazioni di queste variazioni EOS. Prima il primo brano sarà di Wolfgang Mutspiel, chitarrista austriaco, e poi una composizione di un americano che si chiama John Anthony Lennon. Thank you.
Allora, per finire, suoniamo di Paco de Lucía, Cositas Buenas.
Veramente un grande applauso e auguri vivissimi al EOS Guitar Quartet che celebra proprio quest'anno il suo 20° compleanno. Siete bravissimi! Ad Astra, adesso siete tutti invitati a spostarvi sulla terrazza di Villa Maraini, dove la serata si concluderà nella vicinanza delle stelle con musiche delle nostre muse in villa e, come una cosa particolare, una passeggiata attraverso la nostra galassia di Maurizio Falanga, unico membro delle scienze esatte sinora e astrofisico al Commissariat à l'énergie atomique a Parigi. Alle stelle, quindi.